Benvenuti e benvenute tutti quanti. Ora lasciamo la parola a di nuovo Gabriele, che oggi la mattinata è tutta coordinata da lui, nella quale andremo ad esplorare insieme ai suoi ospiti tutto il tema dell'urbanistica e della mobilità del domani. Questo è un panel a cui ho tenuto particolarmente, perché tendenzialmente arriviamo da un modello e un mondo in cui le città ce le siamo trovate. Con quello che sta succedendo dobbiamo imparare a disegnare quello che saranno le città del domani. Quindi sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Prego Gabriele, iniziamo. Dunque, questo sarà un panel un po' particolare perché siamo quattro. Sì. Nel senso che adesso arriverà anche la quarta persona. E come oggi, come ora ho il piacere di avere, vado al contrario, Fabrizio Fragomeli, che è architetto, ha un suo studio di architettura qua a Torino, giusto? A Milano, ok. E che si è prestato in realtà molto all'ultimo minuto perché abbiamo avuto un altro imprevisto. Oggi sono l'uomo imprevisto e quindi un ringraziamento speciale in anticipo a Fabrizio. Ho con me Giovanni de Niederhäusern, che è un senior vice president in Pininfarina per tutta la parte di product design e architecture. Ho detto tutto giusto, giusto? Sì, architettura, tra l'altro architettura degli edifici, perché voi dite architettura di sistema, no, della tecnologia. Edifici, parliamo edifici. Di edifici oggi. E ultimo, ma non meno importante, Carlo Tursi, CEO di UrbanVie, che ha avuto anche lui un imprevisto, ma ci ha fatto appunto il grande piacere di collegarsi da remoto ed essere con noi. Buongiorno Carlo e nuovamente grazie per la partecipazione, per aver trovato il tempo anche nel momento di difficoltà. Ciao Gabriele, buongiorno a tutti. Ora, allora, il tema di oggi è, lo cito anche se è un termine che andremo a invertire quasi subito, è il tema della città del futuro, della cosiddetta smart city di cui abbiamo tutti sentito molto parlare. E Giovanni, io partirei da te chiedendoti cosa, se ne è parlato tanto di questo tema di smart city, però a te piace, in realtà a tutti piace molto di più il termine di appunto città del futuro, ci sono concetti molto diversi in realtà dalla smart city, che per certi versi è quasi riduttiva da quello anche che è venuto fuori dalle nostre chiacchierate. E posso chiederti un'introduzione a questa idea di città del futuro, a questo concetto, qual è la direzione in cui si sta andando da questo punto di vista, anche per introdurre l'argomento al pubblico? Sì, grazie Gabriele e innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a SicuraNext per avermi invitato, in particolare a Omar e a Lina per avermi invitato e organizzato. Tra l'altro trovo molto bello che abbiate fatto un panel sulla città, sul mondo costruito, invitando degli architetti, probabilmente fino a qualche anno fa non ci avrebbero invitato, no? Però questo rappresenta come lo spazio fisico oggi abbia più che mai una sua importanza, no? Io dico che è un grande coming back, no? Sta tornando il Times New Roman e lo spazio fisico. Sulla tua domanda faccio un ragionamento un pochino più ampio di come la tecnologia sta cambiando un po' il costruito in generale, no? Che sia città, che sia edificio. E faccio un piccolo excursus su come l'ho vissuto io, nel senso che io mi sono laureato nel 2008, che è stato un annus horribilis, ovviamente perché ci fu la crisi di Lehman Brothers e ci fu un blocco di fatto di tutto quello che era l'edilizia nel mondo, che portò però anche a un grande cambiamento in questo senso. Appena laureato io ebbi la fortuna di andare all'MIT e all'epoca all'MIT tutti cominciavano a parlare di fisico e digitale e come le due cose si integravano. Oggi è ovvio, tutti abbiamo in mente che cosa vuol dire, vi assicuro che all'epoca anche per me oggettivamente non era chiaro, e quindi quando arrivai ad MIT mi dicevano l'integrazione, devi ragionare in termini di integrazione tra i due mondi, oggettivamente non capivo. Che cosa è successo di fatto? In realtà poi questo è stato un trend reale, perché fino ad allora di fatto si pensava che il digitale fosse qualcosa di parallelo, no? Addirittura si pensava che il digitale avrebbe ucciso il fisico, no? George Hilder diceva lo spazio fisico di fatto è un leftover, no? È qualcosa che non serve più. In realtà piano piano, e devo dire ho avuto anche la fortuna appunto di vederlo con la ricerca ad MIT, i due mondi hanno cominciato ad integrarsi e si è cominciato a parlare di smart, e quindi qui mi collego alla tua domanda, no? Quindi tutto era smart, tutto era smart building, tutto era smart city, che di fatto era un approccio molto technology driven, cioè
guardiamo dal punto di vista della tecnologia, perché c'era effettivamente un'accelerazione di alcune tecnologie, in particolare di sensoristica, no? Che si cominciava ad applicare allo spazio fisico, e quindi il punto di vista era quello. Io penso sempre, quando penso a Smart City, penso a Masdar, che è un progetto vecchio, è un progetto fallimentare. Masdar era un progetto di Foster & Partners, quindi più grande studio di architettura con Arup, che disegnò di fatto una città da zero, perché l'approccio era: la Smart City è una città che parte dalla tecnologia, la tecnologia digitale ovviamente, e quindi va ripensata da zero. Quindi grandi progetti di Smart City erano progetti greenfield, che hanno dimostrato di non funzionare, perché di fatto tolgono l'elemento centrale della città, che è la storia, la stratificazione degli eventi e ovviamente le persone. Oggi secondo me siamo passati oltre, cioè il termine Smart City è un termine, non per sminuire la tua domanda, però è un termine vecchio, è un termine non più attuale. Oggi direi che appunto questa integrazione tra tecnologia e spazio è matura, è un dato di fatto. Vi do un parametro molto banale per dimostrarlo: quando appunto ho iniziato a lavorare nel 2008, se guardavamo il conto economico di un edificio, sul costo di costruzione complessivo la parte impiantistica, quindi la parte tecnologica, valeva il 10-15% del valore del costruito. Oggi noi arriviamo a fare dei progetti, ovviamente magari progetti pubblici, quindi con una certa complessità, però dove la parte di impiantistica vale in costo più del 50%. Che cosa vuol dire? Che questa tecnologia effettivamente è entrata a far parte dell'edificio, è più della metà dell'edificio, e questo di fatto poi genera tutta una serie di cambiamenti, a partire poi dall'esperienza utente, di cui se vuoi parliamo dopo, l'interazione tra l'utente e l'edificio e tra gli utenti, quindi i cittadini e lo spazio anche urbano. Colgo assolutamente l'assist UX, ma lo metto in tasca, ne ci torniamo dopo. E ok, te lo chiedo dopo, anzi voglio prima andare da Carlo per provare a collegare. Adesso abbiamo Carlo, abbiamo iniziato parlando di città e sicuramente edifici, ma una grossa parte anche persone e mobilità. Ora tu ti occupi di mobilità e di progetti innovativi, soprattutto perché appunto Urban Via ha un'iniziativa che è assolutamente innovativa da un punto di vista di approccio alla mobilità. Ti chiederei prima di tutto se hai piacere di anche introdurre il concetto che sta dietro al mondo del vertiporto, di cui adesso appunto vi state occupando, perché magari non tutti in platea conoscono questo aspetto. E in secundis ti chiederei anche un tuo pensiero sul perché, dal tuo punto di vista, ha senso nel 2024 ripensare questo concetto di mobilità e iniziare ad approcciarlo in modo diverso da come si è fatto finora. Sì, grazie Gabriele. Allora, intanto di cosa mi occupo oggi? Oggi sono amministratore delegato di Urban V. Urban V è una società che si occupa di mobilità aerea avanzata. Cos'è la mobilità aerea avanzata? È una nuova forma di mobilità che tutti presto potremo iniziare a vedere intorno a noi nelle nostre città, soprattutto nelle grandi città, e a provare, che, detta in parole povere, per i non addetti ai lavori, è un po' quell'idea dei taxi volanti con cui tutti siamo cresciuti, con quel sogno con cui tutti siamo cresciuti da bambini, e che ormai è prossimo a diventare realtà. Taxi volanti non sono altro che questi, tecnicamente si chiamano eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, sono un incrocio fra un drone e un elicottero. Immaginatelo come un elicottero elettrico che però ha tante piccole pale anziché il grande rotore tipico dell'elicottero, e che quindi da un lato non inquina perché è elettrico, dall'altro fa molto molto meno rumore di un elicottero perché ha tante piccole eliche anziché un grande rotore. Ecco, con la mobilità aerea avanzata di fatto noi apriamo la terza dimensione delle nostre città, e quindi se siamo abituati a pensare alla nostra vita all'interno della città e alla mobilità all'interno delle nostre città tipicamente in maniera bidimensionale, ecco, ora con la possibilità di spostarsi anche su brevi distanze per via aerea, di colpo cambia un po' la prospettiva, e quindi vediamo le città in 3D e ci rendiamo conto che la terza dimensione in realtà è una dimensione importante che ci apre tutta una serie di nuove opportunità.
In questo contesto, UrbanV in particolare si occupa di vertiporti, ossia dell'infrastruttura di terra di questa mobilità, gli aeroporti o gli eliporti, se volete, di questa nuova forma di mobilità, che però sono forse meno simili, meno paragonabili concettualmente all'aeroporto e all'eliporto, e sono più in qualche modo paragonabili a una sorta di fermate di metropolitana, però di una nuova forma di metropolitana che invece di muoversi sotto i nostri piedi si muove sopra le nostre teste. Ecco, quindi i vertiporti sono proprio quell'elemento che va a inserirsi nelle città, città esistenti, quindi le nostre città, città che si sono sviluppate nel corso dei decenni, dei secoli, di millenni in molti casi, e devono quindi andare a inserirsi in contesti sempre molto diversi fra loro e a consentire alle persone che si muovono in quelle zone, in quelle città, perché ci vivono, perché ci lavorano, perché ci vanno in vacanza, di spostarsi da un punto all'altro in maniera molto più rapida, efficiente e sicura, evidentemente. E quindi è, diciamo, se vogliamo, un nuovo passaggio di una trasformazione che però, poi se vuoi ne parliamo più approfonditamente dopo, secondo, a mio modo di vedere, è una trasformazione che il mondo della mobilità ha iniziato a portare già negli ultimi forse 20 anni, con la mobilità condivisa, con la mobilità elettrica, ora sempre più iniziamo a vedere anche con la mobilità autonoma. Sono tutti pilastri che io ho avuto la fortuna nella mia carriera di conoscere e di vivere da vicino, perché me ne sono occupato professionalmente negli ultimi anni, tutti i pilastri che hanno man mano contribuito a trasformare il modo in cui ci spostiamo nelle nostre città e di conseguenza trasformare il modo in cui viviamo le nostre città e aprire nuove opportunità. Chiaro. Posso anche collegarmi direttamente con quello che ha detto lui, e anticipo magari la tua domanda. Io sono l'architetto Fragomeli e ho uno studio a Torino e Milano e ho lavorato per tanto tempo a Shanghai e a Shenzhen, che sono due grandi città, e la visione delle città che possiamo chiamare città del futuro, non più smart city, e come ha detto bene Giovanni, è cambiata da un punto di vista umano. Quindi se una volta si partiva dall'edificio, adesso si parte dalla mobilità. Ecco perché mi sono collegato a lui. La mobilità fa sì che le città nuove, voi dovete pensare che fino al 1975 le grandi megalopoli erano solo tre: New York, Tokyo e Città del Messico. Fra 10 anni avremo 43 megalopoli con più di 10 milioni di persone. La maggior parte sarà in Oriente. Queste grandi città cambieranno per tre modi. La prima è la mobilità, quindi la mobilità farà sì che la città cambierà nella verticalità. La verticalità vuol dire questi grandi grattacieli di cui loro si occupano in tutto il mondo, sarà il primo dei grandi cambiamenti. Quando si tratta di grattacieli e quindi di verticalità, si tratta di convivenza. Questo significa che l'economia, io lo dico in italiano, sarà un'economia collaborativa. Sempre di più le famiglie si andranno ad abbassare, la previsione è questa, quindi famiglie con 1, 2, 3 persone al massimo, e sempre di più gli spazi comuni e quello che diceva lui sulla mobilità, quindi condivisa, ma anche quello che è lo spazio verde condiviso, sarà collaborativo. Ci sarà una collaboratività di altissimo livello, quindi di high quality, nel quale le famiglie troveranno dei luoghi al di là degli appartamenti, che diventeranno sempre un po' più piccoli e sempre più nella verticalizzazione in queste nuove città, dove trovare la persona umana. Quello che si sta riscoprendo oggi, ecco, come ha detto lui, stiamo capendo che l'approccio deve ritornare al centro come uomo. Quindi il futuro, dovete capire, quello che sono le previsioni, che avrà tre tipi di bisogno. Uno è la mobilità, uno è il servizio e l'altro è la sicurezza. La sicurezza e il servizio sono collegati. L'età media starà aumentando e noi vediamo città come Singapore in cui società come la vostra devono offrire dei servizi a delle persone anziane. I servizi per le persone anziane si fanno insieme con due cose: una è la mobilità e l'altra è la sicurezza.
la sicurezza è perché la persona anziana che vive non può pensare di non ricevere qualcosa o di non dare qualcosa con una sicurezza intrinseca, e quindi questo è il vostro, è il futuro, ok? Bisognerà poi vedere quali dati occorreranno per la sicurezza di ciascuno che entreranno in conflitto con la privacy. Questo è un grande tema, perché quando consegni qualcosa a qualcuno, ormai, grazie appunto a tutti quelli che sono le tecniche dell'intelligenza artificiale che permettono di spostare attraverso la sua mobilità e di consegnarti la cosa, tu dovrai essere riconosciuto, ma per essere riconosciuto vuol dire che la tua identità deve essere catalogata. Questo, che è un futuro bello, sicuramente meglio di quello che è stato in passato, ci porta a pensare a un nuovo punto, a una nuova visione di città, e soprattutto quello che sta accadendo adesso. Se col Covid qualcuno è ritornato a vivere nell'area rurale grazie alla tecnologia, che ha cambiato molto, che abbiamo visto in 2 anni lo sfruttamento di una nuova tecnologia, appunto quella che stiamo usando noi adesso, ora si sta invertendo la rotta e molte persone ritornano di nuovo per i servizi in città. Quindi ci saranno nuove città disposte in aree rurali, in cui il verde naturalmente sarà il contesto, ma quello che appunto, come ho detto prima e lo ripeto, cambierà sarà la nuova verticalità. E la nuova verticalità si esprime attraverso la mobilità. La mobilità non è più orizzontale. E quindi, se la mobilità non è più orizzontale, anche l'architettura non sarà più orizzontale. È l'unico momento della storia in cui è la mobilità che cambia l'architettura. Chiaro, non più in due dimensioni, ma in non tre. Più in due dimensioni, ma in tre dimensioni. Prima l'architettura, chiaro, creava l'urbanistica, quindi le strade. Quindi tu segnavi il posto dove passare. Oggi non ci sono più quei limiti. E quindi è cambiato il volto, e quindi siamo noi a dover capire quali sono le tecnologie. E come ha detto lui, come ha detto Giovanni, alla fine sono le tecnologie unite alla sicurezza a creare quello che sarà l'architettura diventerà una risposta. Chiaro. È chiaro? Ti colgo l'occasione per farti una domanda un po' particolare su questo tema. Cioè, abbiamo parlato adesso, so che è un tema di cui anche tu ti occupi in prima persona, il fatto di questo nuovo movimento di, diciamo, riconcentrazione verso i centri urbani in un certo senso, che è un po' l'opposto di quello che appunto si è visto con il Covid. Dal tuo punto di vista, questo ha anche un fine e o un'implicazione da un punto di vista, se vogliamo, anche ecologico, di conservazione degli ambienti, di gestione degli ambienti, o non ci sono dati, non abbiamo informazioni, un qualcosa, cioè hai esperienza di questo o appunto un pensiero in questa direzione? Io posso dire quello che ho visto quando sono andato in queste grandi megalopoli, che come ho detto saranno sviluppate quasi tutte nell'Oriente, e qualcuna Città del Messico e San Paolo, che adesso hanno 29 milioni di persone, Tokyo ne ha 37 milioni. Quello che ho visto di positivo è stato soprattutto in Giappone rispetto alla Cina, anche se la Cina adesso con le megalopoli ha uno slancio molto più veloce. Quello che ho potuto vedere è che il modello giapponese è un modello vincente, cioè Tokyo ha una verticalità non indifferente, però superato, diciamo, le prime due cinture, quindi stiamo parlando dei primi 20 chilometri, trovi una natura incredibile. Questo potrebbe essere un aspetto molto positivo, perché lo schema di Los Angeles, lo schema americano, quindi della grande distribuzione orizzontale delle piccole case, ha rubato molto terreno, molto territorio. Quindi da un punto di vista ecologico sicuramente ci sarà un grande contrasto che ora non si trova. Questo del grande contrasto e dei grandi fenomeni, io non voglio dire climatici, ma potremmo anche quasi annunciarli, è un trend che sarà una costante. Cioè, che cosa succede? Che accanto
a città perfettamente future, quindi in cui la verticalità, in cui il grattacielo è tutto e i servizi sono a posto, avremo di fianco una natura che sempre più viene lasciata libera. Questa è la previsione. Infatti, infatti quello che anche oggi accade anche nei piccoli centri urbani, come vedete, è a livello di landscape, è lasciare che la natura faccia il suo faccia la sua vita, perché hanno capito che è quello che è non controllato della natura che ti può dare il sottobosco, i rovi e tutto quello che una volta invece era volutamente curato. Noi pensiamo a tutto quello che era la filosofia dei giardini, è tornato con una visione più naturale. Quindi il contrasto dov'è? Il contrasto sarà una grande naturalità accanto a grandi città urbanizzate. Questo da un punto di vista ecologico è sicuramente positivo. Credo poco nel palazzo verde. Chiaro, ok. Ok? Chiaro. Credo di più in un palazzo ben fatto, ben servito, e in una natura verde, magari a pochi chilometri di distanza. Deoccupando spazio che adesso stiamo occupando a larghe mani. Esatto, chiaro. Grazie alla mobilità. Chiaro. Che sarà verticale e non più orizzontale. Ritorno, prima di addentrarci in un tema molto più ampio su cui ne avremo da parlare e dovremo controllarci, Carlo, volevo tornare un secondo da te proprio per questo, per rimettere l'accento sul tema della mobilità. Cioè, quando parliamo di adesso mobilità, evoluzione della mobilità, mobilità intelligente e compagnia, ovviamente mi aspetto che più o meno a tutti venga in mente il tema della guida autonoma, perché è impressionante l'effetto e di qui e di là, tutte queste cose. Ma dal tuo punto di vista, che lo vivi da anche addetto ai lavori in questo senso, quindi da dentro questo ambiente, quanto è efficace, quanto è importante dal tuo punto di vista, e soprattutto è un qualcosa a cui siamo pronti o che richiede anche delle infrastrutture che al momento non ci sono, sono carenti, sono parzialmente sviluppate? Cioè, qual è la situazione da questo punto di vista e in che modo dovremmo guardare alla guida autonoma? Sì. In realtà io lo vedo come un percorso, come un continuum, come una trasformazione graduale che stiamo vivendo e che ci porta in quella direzione. Un po' di anni fa, una decina di anni fa, io ero in Uber, mi occupavo di mobilità condivisa e sembrava, c'è stato un periodo tra il 2015 e il 2016 in cui sembrava che entro il 2020 ci saremmo tutti spostati in auto a guida autonoma. Evidentemente non è così, non è stato così, ma in realtà la guida autonoma sta arrivando gradualmente a caratterizzare sempre più le nostre vite, il modo in cui ci spostiamo, il modo in cui tanti veicoli si spostano. In realtà la trasformazione io la vedo appunto come un continuum, e quindi probabilmente la potremmo dividere in decenni, no? In decadi. Nella decade dei 2010, negli anni 2010, c'è stata un po' l'affermazione della mobilità condivisa, quindi da un lato hai avuto il ride sharing con Uber e tutte le soluzioni alternative ad Uber che si sono sviluppate nel mondo, dall'altro hai avuto la nascita del car sharing, quindi soluzioni di mobilità senza autista in cui eravamo noi utenti a prenotare un'auto per pochi minuti o per poche ore per spostarci all'interno della nostra città. E poi di lì tutta la micromobilità con le bici a pedalata assistita, i monopattini e così via. Nella decade attuale stiamo vivendo in realtà finalmente l'arrivo dell'elettrico, no? In realtà si parla di elettrico già da tanti anni, io mi sono occupato di mobilità elettrica già dal 2008, ma forse questa è la decade in cui iniziamo a vedere una prevalenza importante, quindi una presenza importante di mobilità elettrica sempre più crescente nelle nostre città, nelle nostre flotte di veicoli. Quindi mi chiedo, forse i 2030, gli anni 30 di questo secolo saranno gli anni della guida autonoma? È possibile? Difficile a dirsi. Certo, se oggi
chiunque di noi oggi acquisti un'auto, a prescindere dalle dimensioni, che sia una piccola utilitaria o una grande berlina o un SUV o un qualunque tipo di automobile, ha in quell'automobile già tanta tecnologia che fa piccoli pezzi di guida autonoma, no? Il controllo della carreggiata, il controllo degli ostacoli davanti a te, il tenerti in carreggiata potenzialmente, così via. Sono tutti piccoli elementi che ci portano gradualmente verso la guida autonoma. Poi esistono anche alcune città, poche ancora città nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in cui invece la guida autonoma è già una realtà, e quindi se tu sei in due o tre città degli Stati Uniti con Waymo, con Cruise o con due o alcuni di questi servizi, puoi già chiamarti una sorta di Uber, che però è un Uber senza autista, quindi è un'auto che ti porta da un punto all'altro della città guidata dall'intelligenza artificiale, senza un pilota, un autista a bordo. Ecco, questi elementi, queste trasformazioni, questi pilastri della nuova mobilità in realtà contribuiscono a cambiare la faccia delle nostre città, no? La mobilità condivisa ci consente in qualche modo un po' di ridurre il traffico, in realtà ci consente, soprattutto nelle grandi città, e questo è un punto che vorrei su cui tornerò, ci consente di potenzialmente di rinunciare alla proprietà dell'auto, perché soprattutto nelle città in cui ci sono la mobilità condivisa funziona anche molto intermodale, quindi quando hai tante altre alternative disponibili, e quindi il ride sharing funziona se hai il car sharing, se hai il trasporto pubblico, se hai delle alternative efficienti. Ecco, se hai queste alternative, la mobilità condivisa ti consente potenzialmente di rinunciare alla proprietà dell'auto. Questo, da un lato, ha dei benefici economici per le persone, dall'altro cambia un po' quella congestione tipica delle nostre città, no? Le nostre strade sono dei grandi parcheggi a cielo aperto, e quindi man mano che la mobilità condivisa prende piede potremo vedere sempre meno auto parcheggiate potenzialmente, no? L'elettrico cambia nuovamente la faccia delle nostre città, da un lato beneficio per tutte le persone, riduce l'inquinamento, le emissioni di sostanze inquinanti nell'aria che respiriamo delle nostre strade, dall'altro richiede la presenza di un'infrastruttura, in questo caso un'infrastruttura di ricarica, che ancora oggi vediamo troppo poco probabilmente, ma vediamo che sta crescendo, spuntano colonnine a ricarica lenta, a ricarica rapida, su sempre più strade delle nostre città, e quindi anche qui le nostre città si trasformano anche per riuscire ad essere compatibili con questa nuova dimensione della mobilità, la dimensione elettrica. Ecco, l'autonomo è forse ha il potenziale per portare la trasformazione più grande, perché con una mobilità del tutto autonoma in prospettiva, ci vorrà un po' di tempo per arrivarci a quel punto, perché destinare dello spazio a dei parcheggi in città, nelle zone più ricche, più preziose, a più alto valore delle nostre città, quando potresti tranquillamente far sì che le auto, quando non utilizzate, vadano a ricaricarsi in aree magari a meno elevato valore aggiunto. Quindi il potenziale di restituire grandi aree, grandi fette delle nostre città alla vita, alla socialità, alle comunità è sicuramente una delle promesse più importanti della guida autonoma, però ripeto, in realtà è un processo che è difficile immaginare che avvenga così con un battito di ciglia. È un processo graduale in cui in realtà c'è anche un po' di uovo e gallina, perché l'auto a guida autonoma potrebbe girare già oggi benissimo in delle città senza auto a guida con conducente, ma in realtà le auto a guida autonoma dovranno convivere per decenni con auto guidate da persone, da conducenti sulle nostre strade. Quindi c'è un po' una trasformazione graduale in cui le città si trasformano un po', e questo consente all'auto a guida autonoma di entrare un po' più nelle nostre città, e questo ingresso, questo aumento di funzionalità e di presenza di guida autonoma a sua volta spingerà le nostre città gradualmente a trasformarsi sempre di più. Quindi lo vedo come un po' un percorso graduale. Il punto finale che volevo fare è che in realtà quello di cui stiamo parlando sembra suggerire, e mi interesserebbe anche il punto di vista di Giovanni e di Fabrizio al riguardo, ma sembra suggerire che andiamo nella direzione sempre più in cui le
grandi città, le metropoli e le megalopoli del mondo andranno a diventare sempre più diverse da tutte le altre città. Ecco, noi viviamo in una nazione di 8.000 comuni, non abbiamo megalopoli, abbiamo poche grandi città e tanti piccoli e medi comuni. Ecco, tutto quello che stiamo dicendo è molto vero per le grandi città, per le città con un tessuto urbano molto ricco, con un'alta densità di popolazione, con ottimi sistemi, con un ottimo network di trasporto pubblico. È probabilmente un po' meno vero per le piccole e medie città. E quindi la domanda che mi faccio è: andiamo in una direzione in cui le nostre grandi città saranno sempre più diverse, offriranno molto più rispetto alle piccole e medie città? E qua, Fabrizio, secondo me, prima di tornare da Giovanni, passerei da te, perché effettivamente questo è anche un po' una considerazione che facevi tu prima sul tema grande città, centro, magari sempre città, però più, prima hai usato la parola rurale per descriverla. Come la vedi questa questione? Beh, allora sicuramente non esisteranno in Europa megalopoli, mai. Questa è la prima cosa. Quindi ci sarà un adeguamento. Quello che dobbiamo capire oggi è che la realtà è sempre complessa. Noi dobbiamo vivere e coesistere con una complessità, perché ci sono troppi fattori che si toccano uno con l'altro, soprattutto in città vecchie come le nostre. La complessità, da un punto di vista della loro mobilità, sta nel trovare la soluzione migliore per le vie di fuga in tessuti urbani in cui le strade sono completamente diverse da una svolta all'altra. La complessità per loro è trovare i luoghi di ricarica di queste auto, e la complessità per tutto il mondo sarà trovare un nuovo sistema di efficientamento energetico, perché non ci siamo adesso da un punto di vista energetico. Quindi la prima domanda a cui bisogna rispondere è quella della produzione di energia elettrica. Se non cambia, non avverrà niente. Lo sviluppo che lui diceva, che è lento, è lento per una questione energetica oltre che per una questione umana. Non potrebbero mai fare tutte le auto elettriche perché non c'è abbastanza energia sufficiente. Chiaro. Nel tessuto storico che noi abbiamo, con le regole che abbiamo in Italia ma anche in altri centri storici europei, è quasi impossibile avere delle superfici fotovoltaiche che ti aiutino. Io dico fotovoltaiche perché è già passato, ma è quello che ora funziona, che ti aiutino a caricare le macchine. Quello che dice lui è una cosa molto interessante: se si trova un'idea immediata attraverso la luce o attraverso il calore di sfruttare, di sviluppare l'energia, e questo succederà. Quindi cosa succederà? Nelle città storiche si vivrà meglio grazie alla loro mobilità, perché si svuoteranno, come ha detto lui, dalle macchine. Le città contemporanee non avranno questo problema, perché nelle città contemporanee sicuramente, che saranno in luoghi logicamente meno densi da un punto di vista urbano ma più isolati, non c'è questo problema, perché funzionerà come oggi funzionano i processi di Amazon. Quindi si studiano già i tragitti per tutti. Quello che dicevo io sulla economia di collaborazione, economia collaborativa, la sharing, è quello che sarà il loro futuro. Quindi nelle città si andrà con quello, quindi effettivamente, ma lo vediamo già dalla crisi di Stellantis, voglio dire, esiste già, non è che lo facciamo noi, tutti si comprano meno macchine, e quindi cambieranno tanto le cose. E in Italia loro dovranno, in Italia, in posti storici avranno a che fare con questi problemi, loro, il problema del tessuto. Nelle città nuove sarà tutto più facile sicuramente. Chiaro. E Giovanni, invece, appunto, come vedi questa questione anche in relazione al tema, appunto, città nuova, al tema di approccio, di cambiamento dell'approccio alla città? Poi tiro fuori dalla tasca l'assist che hai dato prima sulla user experience, ma prima secondo me sarebbe interessante rispondere a questo punto.
Ma sì, provo a costruire sul ragionamento di Carlo, no? Nel senso che torno ad MIT 2008, all'epoca uno dei macro trend era la mobilità cambierà in modo radicale per tre fattori, no? Che sono quelli che citava Carlo, quindi condivisione, guida autonoma ed elettrico. Addirittura c'era uno studio all'epoca che avevamo fatto al Sensible City Lab che prevedeva che se tutte le auto fossero state condivise e self-driving con un algoritmo alla Uber che annulla lead time, per cui la mia macchina mi scarica a destinazione e prende una persona a 2 metri e la porta a sua destinazione e così via, il numero delle auto si sarebbe ridotto del 60% e di fatto il numero dei parcheggi si sarebbe annullato. Ed era fatto su dati a partire da tutti gli spostamenti di Manhattan, quindi era fatto anche con una base scientifica solida, certa. Il problema è che nulla di tutto questo è avvenuto, cioè in 15 anni, che non è poco tempo, perché la tecnologia c'era già 15 anni fa, non è successo niente di simile. Addirittura in Europa non è avvenuta nemmeno la trasformazione all'elettrico, mentre se tu vai in Cina, oggi citavi prima Shenzhen, a Shenzhen oggettivamente tutte le auto sono elettriche. Che cosa vuol dire? Che la città nel frattempo ha aspettato e non è cambiata? No, in realtà no, perché è avvenuto in parallelo un cambiamento che io chiamo rivoluzione copernicana del punto di vista, no? Quindi ancora una volta, dal punto di vista puramente tecnico o tecnologico, si è passati al punto di vista dell'utente. Oggi tutto è in funzione dell'utente e la mobilità ha cambiato in questo senso, anche se la tecnologia non è stata così radicale. Oggi le strategie di mobilità sono completamente diverse. Quando io studiavo urbanistica all'università, i modelli erano dei modelli autocentrici, quindi di fatto tutti i modelli matematici erano tutti algoritmi che partivano dal numero di trasferimenti, di movimenti in auto, si dimensionavano le arterie stradali e poi dopo veniva qualche cosa di pubblico, sì, e poi alla fine forse c'era il pedone. Oggi, quando in realtà progettiamo una città, il procedimento è completamente inverso, cioè partiamo dall'utente, inteso come soggetto che può accedere a un numero variegato di strumenti di mobilità, di mezzi di mobilità in funzione della sua esigenza specifica, no? Quindi il primo livello è l'utente, non solo come pedone, perché una volta era solo il pedone, no? Cioè c'era auto, pubblico e pedone. Oggi in realtà il pedone può essere il pedone con il monopattino elettrico, la bicicletta elettrica e tutta una serie, no, di strumenti di mobilità on demand, il car sharing e così via. Dopodiché si passa alla mobilità pubblica e solo alla fine si prende in considerazione l'automotive, la deformazione professionale, l'auto. Addirittura, ahimè per Pininfarina, no, scherzo, in realtà anche noi ci stiamo trasformando, però l'auto in certi casi è fuori dall'equazione. Prendiamo Barcellona. Barcellona nell'example, quindi la zona urbanisticamente a maglia quadrata simile a Torino, oggi ha applicato una logica che si chiama superblock e megablock, cioè i blocchi di 3x3 isolati sono chiusi alle auto o accessibili ad auto dei residenti solo a bassa velocità secondo una logica di shared surface. Quindi l'auto ha la stessa dignità del pedone o del monopattino elettrico, la superficie è condivisa. E poi c'è il mega block, che sono invece 9x9. E quindi l'auto di fatto esce dalla città con lo scopo di portare il cittadino al centro, strumenti di mobilità alternativa, ma soprattutto di riportare lo spazio pubblico al centro. E questo è necessario anche in funzione di quello che diceva Fabrizio prima. Se andiamo incontro a una densificazione delle aree urbane, non possiamo pensare solo di costruire città del futuro ad alta densità, perché forse lo può fare oggi l'Arabia Saudita secondo un modello Masdar, che già dicevo prima, che comunque non funziona nel lungo periodo. Noi dobbiamo considerare che la maggior parte delle città sono a risorse finite, cioè non è che noi a Torino possiamo raddoppiare le strade del centro storico perché aumentano i cittadini. Dobbiamo definire delle strategie di mobilità che possano permettere alle persone innanzitutto di godere dello spazio urbano, delle relazioni personali che oggi sono il centro, poi di potersi muovere però senza arrecare danno alla collettività muovendosi semplicemente con il SUV. Posso fare un altro esempio? Assolutamente sì, perché tanto poi
volevo continuare in questa direzione. Faccio un esempio di un progetto, secondo me, forse tra i più belli a cui ho lavorato, per la città di Lugano. La città di Lugano ragionava un po' in questa direzione, no? Cioè, infrastrutture e risorse finite, ma vogliamo cambiare la mobilità in città. E quindi, con l'occasione di pedonalizzare il lungolago, avviarono uno studio per ripensare completamente la strada. Perché voi oggi considerate la strada come un qualche cosa di rigido, no? È fisso, cioè la strada ha due o quattro corsie per le auto e poi i parcheggi forse e i marciapiedi. Ma perché dobbiamo considerare l'infrastruttura come un'infrastruttura fissa? Nella logica che dicevo prima dell'infrastruttura che si deve adeguare per andare incontro alle esigenze dei cittadini, la strada forse è il primo elemento che dobbiamo pensare come dinamico. Quindi attraverso una serie di sensori che oggi danno già in tempo reale alla città di Lugano quelle che sono un po' le dinamiche dell'immobilità urbana, alcune strade, tra cui appunto il lungolago, era stato pensato come un'infrastruttura dinamica, cioè in certi momenti, lunedì mattina, ora di picco, ovviamente è una strada principalmente carrabile, dove i pochi pedoni sono al margine della strada, ma magari nel pomeriggio, in cui in realtà non c'è più una grande esigenza di traffico veicolare, quella strada diventa una shared surface, no? Quindi come a Barcellona diventa una strada dove attraverso dissuasori io faccio, do la stessa dignità e la stessa precedenza a tutti i mezzi di trasporto che ci sono, quindi l'auto ha la stessa dignità della bicicletta che ha la stessa dignità del pedone, si va ovviamente a basse velocità e coesistono tutti questi diversi strumenti di mobilità. E poi magari c'è il sabato, no? Dove in realtà l'esigenza principale è quella di godersi il lago e lo spazio urbano, e quindi in quel caso attraverso dissuasori io blocco le auto, le tengo al di fuori e lascio lo spazio come uno spazio pubblico esclusivamente pedonale. Questo ovviamente era pensato e integrato a una serie di sensori che, dandomi in tempo reale le esigenze della città, non lo facevano solo sulla logica che vi dicevo lunedì mattina, lunedì pomeriggio, sabato pomeriggio, ma in funzione di quelle che effettivamente in quel momento erano le esigenze di mobilità, andando a lavorare ovviamente attraverso tutta una serie di digital wayfinding o di digital signage, andando ovviamente a spostare, no, la mobilità su altre arterie, chiudendo e aprendo strade, bloccando meno strade o portando elementi di dissuasione della velocità per creare la shared surface. Quindi secondo me è stata una visione molto innovativa, no? Di città che, mentre aspettiamo che arrivi l'auto a guida autonoma, che sì, sono 15 anni che ci dicono che arriva, risolviamo comunque il problema cambiando appunto il punto di vista e cercando di massimizzare la qualità di vita degli utenti, che oggi è il top of the agenda di qualsiasi municipalità, grande e piccola. Quindi veramente un approccio completamente diverso a quella che è la famosa UX, cioè l'esperienza dell'utente, che in questo caso è il cittadino. Cioè tutti questi spazi adesso vengono studiati secondo una visione molto più antropocentrica, che quindi ragiona sull'esigenza di chi in città ci vive e non sull'esigenza di chi in città ci passa con la macchina per... Secondo me di tutti e due, perché alla fine tu comunque devi considerare che non puoi definire delle strategie urbane solo per una certa parte di popolazione, no? Quindi di fatto tu devi cercare, e da lì l'esigenza di lavorare con l'intelligenza artificiale, con la data analysis, perché devi capire in quel momento quali sono le esigenze degli utenti, non dei cittadini o dei city user o dei turisti, degli utenti che ci sono in città. E questo lo possiamo fare da 15 anni, perché ancora una volta MIT già 15 anni fa raccoglieva i dati delle società telefoniche e già 15 anni fa poteva capire, in funzione del tuo segnale telefonico, se tu stavi camminando, stavi andando in bicicletta o stavi andando in auto. Quindi oggi noi riusciamo in tempo reale a capire come si stanno spostando le persone e quante persone si stanno spostando e quali sono le effettive esigenze, anche in termini di trasporto pubblico, no? Perché se io ho alte concentrazioni di pedoni in una certa area, forse in quella certa area dovrò aumentare il numero di taxi o il numero di bus, no? E quindi lì diventa la città intelligente, no? Cioè una città che risponde realmente alle esigenze del cittadino in una sinergia continua.
ovviamente il cittadino non deve essere solo un soggetto passivo, no? Deve essere un soggetto attivo che sa come utilizzare la tecnologia, ma anche e soprattutto un soggetto a cui le informazioni vengono restituite, e da qui l'importanza di avere molti dati, ma non è sufficiente, perché li devi visualizzare, li devi raccontare, li devi distribuire in modo tale che il cittadino sia un soggetto attivo in questa equazione, non sia solo un soggetto passivo. Forse il soggetto passivo era nella logica di Smart City, no? Cioè c'è la tecnologia che porta servizi e voi sudditi ringraziate che vi portiamo questi servizi. Oggi il concetto va oltre, no? Cioè io sono un utente che attivamente fa delle scelte in modo consapevole in funzione delle informazioni che mi vengono date in tempo reale a livello urbano. Chiaro. A questo punto vorrei andare a guardarci un attimo quelle che sono state le risposte che sono andate a formare il World Cloud, perché secondo me sono emerse delle idee particolari. Non so se vogliamo rubare un momento la scena. Ah, perfetto, ce l'abbiamo di qua. E sono emerse in realtà quelle che... Ah, è sparita quella che avevo adocchiato prima sulle flying cars, che era quello che uno dei concetti che mi aspettavo che emergessero. In realtà, però vediamo che effettivamente molte delle aspettative sono legate anche a sostenibilità, a discorsi di collettivismo, di utilizzo dei servizi, quindi direi che appunto siamo in linea anche con quella che è stata la linea di questa sessione. Ora, grande che avete rimesso indietro Flying Cars, ci voleva. Ora, vorrei passare alle domande, perché abbiamo veramente tanta roba, e vorrei partire da questa, che indirizzerei che indirizzerei a Carlo. Carlo, qua ci chiedono: nel merito della mobilità verticale esiste il codice della navigazione. È sufficiente sotto il profilo normativo o al contrario va completamente ripensata la normativa ed integrata con nuovi principi? Come la vedi? Va integrata, in realtà è già le autorità la stanno già integrando. Chi si occupa dell'aviazione, del mondo civile in Italia sono le Civil Aviation Authorities, no? Le autorità per l'aviazione civile, chi scrive le regole del volo, quindi l'ENAC in Italia, per intenderci. A livello europeo c'è l'equivalente dell'ENAC che si chiama EASA, e queste autorità stanno già scrivendo le nuove regole per questa nuova forma di mobilità. E il mese scorso l'Europa, con a livello europeo, quindi l'EASA ha pubblicato le nuove regole per l'advanced mobility, quindi per la mobilità a decollo verticale, la mobilità aerea a decollo verticale urbana e regionale. E proprio oggi, da qualche minuto in realtà, ma la notizia era già anticipata e quindi già nota, l'ENAC ha pubblicato in Italia il regolamento italiano per i cosiddetti VCA, Vertical Takeoff and Landing Capable Aircraft, che non è altro che la normativa italiana di fatto per la mobilità aerea avanzata, quindi che va a normare le modalità in cui questi nuovi veicoli, questi veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, potranno spostarsi sulle nostre città, sulle nostre teste, potranno atterrare e decollare nei vertiporti, e il modo in cui i vertiporti stessi dovranno essere certificati e come lo spazio aereo, i corridoi aerei saranno normati, potranno essere appunto approvati e certificati. Il concetto importante da tenere a mente è che non dobbiamo immaginarci un futuro alla Blade Runner con questi sciami di droni che si spostano in maniera abbastanza disordinata sopra le nostre teste. In realtà questa forma di mobilità nasce in una maniera molto più ordinata e controllata, soltanto con dei corridoi aerei pre-approvati e pre-autorizzati. Quindi immaginatela come se fossero dei tunnel della metropolitana, che però invece di essere sotto i nostri piedi sono sopra le nostre teste, e soltanto all'interno di questi corridoi potranno spostarsi questi veicoli a decollo e atterraggio verticale. Chiaro, chiaro. Grazie per il contributo. E invece a Fabrizio vorrei chiedere questo. Andrea ci chiede: le città europee
sperimenteranno una riduzione degli spazi dedicati alle automobili? Probabilmente, abbiamo intuito anche prima sulla base della risposta di Giovanni, sì. Andrea va avanti parlando di appunto riduzione di parcheggi, carreggiate e simili. Quando potremo aspettarci questo tipo di cambiamento, se effettivamente avverrà, è un qualcosa di... Adesso appunto Carlo ci diceva, magari il 2030 sarà l'anno delle auto a guida autonoma, cioè gli anni 30. Gli anni 20 sono il decennio del cambiamento all'approccio, alla città e tutte queste... Quando potremo aspettarci effettivamente questo tipo di cambiamento, secondo te? Alla fine del 2038-2039. Ok, quindi siamo ben lontani, cioè relativamente ancora lontani da un concetto di questo tipo. Non è così lontano. Ok. Serve il problema vero è che l'urbanistica, che fino adesso ha fatto l'architettura, non può esistere senza la mobilità. Cioè il problema è che chi oggi ridisegna le città deve farlo insieme alle persone come Carlo, cioè non si può adottare un vecchio sistema di distribuzione urbana se prima non si hanno le risposte di distribuzione di mobilità. Quindi questo è quello che accadrà, cioè le linee guida urbane le farà la mobilità insieme all'urbanista. Okay. Perché altrimenti saremo sempre indietro. È la loro previsione che è più avanti, perché gli edifici, la tecnologia, è logico che, come diceva Giovanni, è già oggi incredibilmente cambiata rispetto a 10 anni fa da un punto di vista energetico e di impianti tecnologici, ma da un punto di vista di luogo, quindi di città, è la mobilità che cambia. Quindi quando parlavo di realtà complessa vuol dire che la complessità è data dall'insieme di intreccio di fattori, il primo è il loro. Chiaro. È chiaro? Se posso Gabriele, prego, posso, prego. Se posso commentare su questo, in realtà è anche rilacciandomi a qualcosa che Giovanni diceva prima, in realtà è vero, e su questo noi stiamo facendo proprio esperienza della differenza importante fra le città moderne e le città storiche, no? Quindi da un lato noi ci troviamo, l'oggetto di cui noi ci occupiamo, il vertiporto, è lo stesso, no? Quindi è un posto in cui questi veicoli atterrano e decollano, in cui i passeggeri possono imbarcarsi o sbarcare per proseguire poi fino alla loro destinazione finale. Tuttavia l'approccio è molto diverso, no? Quindi da un lato noi ci troviamo a lavorare in contesti quali ad esempio gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, in paesi in cui le città si stanno ancora sviluppando, nuove città stanno emergendo, e quindi in cui in realtà ci sediamo con i dipartimenti di urbanistica, di urban planning dei comuni, delle grandi municipalità, per ragionare insieme su come questo tessuto di mobilità possa intersecarsi con il tessuto urbano delle comunità che ci vivono e ci lavorano. D'altra parte invece poi abbiamo a che fare, lavoriamo in città come Roma, come Parigi, come tante città storiche italiane ed europee, in cui invece il discorso è diverso, in cui gli spazi sono quelli, in cui la città è già definita, è già preesistente, le strutture sono quelle che sono esistenti, gli edifici sono già quelli preesistenti, e quindi la sfida per noi è andare a ragionare su come poterci intersecare e potersi inserire all'interno di questi tessuti già molto densi e già esistenti, in una maniera che sia compatibile con la vitalità delle comunità che ci vivono, ci operano in queste zone, e che possa arricchirla piuttosto che diciamo limitarla in qualunque modo. E quindi qui ad esempio nelle città storiche il nostro interlocutore non è soltanto il dipartimento di urbanistica, ma sono anche le soprintendenze, certo. No? E quindi chi si occupa di proteggere o di preservare tutta una serie di aspetti storici, archeologici, naturalistici delle nostre città. Chiaro. Grazie per la risposta, Carlo. E vorrei andare per un'ultima domanda da Giovanni. Parlando di energia, cioè abbiamo capito che l'apporto energetico che abbiamo ora per tutto quello che vogliamo fare con l'elettricità non ci basta. Dovremo appunto trovare delle soluzioni, in parte si stanno cercando, in parte le abbiamo trovate, in parte non le stiamo sfruttando, quello che vogliamo. La domanda è,
La domanda di energia sarà sempre più alta. Il solare e l'eolico non credo potranno fornirla tutta. Potrebbero le microcentrali nucleari essere il futuro? Una domanda sorprendentemente specifica. No, mi piace moltissimo in realtà. Allora, io ho sempre un po' la fobia delle domande del pubblico perché ho paura di non capirle, ma questa era sufficientemente semplice. Cioè, nella domanda c'è la risposta che è la mia risposta al problema, no? Cioè, oggi abbiamo due macro problemi, no? Che sono produzione di energia, la domanda energetica e le emissioni di CO2, no? Possiamo risolverle con le rinnovabili? A mio modesto parere no, cioè parlo a titolo personale, secondo me no, anche perché c'è un problema con le rinnovabili che è il solito problema, cioè le rinnovabili non sono continue come fonte di energia, quindi serve stoccarle. Stoccare l'energia comunque nella maggior parte, cioè quando si parlava appunto di smart city, la soluzione era l'auto elettrica che funzionava da offset energetico. Questo non è avvenuto, ci sono oggi dei sistemi ad acqua, però diciamo che non credo che una domanda energetica così crescente possa essere offsettata dalle rinnovabili. Credo invece che ci sia un'unica soluzione impopolare, che è quella del nucleare. Però è impopolare perché la maggior parte delle persone, soprattutto in Italia, ragiona in termini di nucleare come la grande centrale nucleare che ha dei rischi estremamente alti, no? Cioè siamo tutti figli di Chernobyl e di questi incidenti di Fukushima e così via. Oggi in realtà c'è un'accelerazione molto forte dal punto di vista tecnologico su centrali nucleari che possono essere molto piccole, addirittura trasportabili, estremamente sicure, e la cosa più interessante è anche che usano la scoria radioattiva delle centrali nucleari tradizionali e la portano a esaurimento, perché qual è il problema della centrale nucleare tradizionale? Che di fatto lascia un combustibile ancora estremamente radioattivo che poi va stoccato e crea poi tutta una serie di problemi ambientali. Oggi invece la tecnologia va nella direzione di usare proprio quel residuo e di portarlo a esaurimento in modo tale che la scoria non sia radioattiva, o almeno non lo sia in modo dannoso. La tecnologia c'è già? No, però ci sono dei progetti estremamente avanzati e credo che Torino in questo sia molto avanti, nel senso che Nucleo è una startup che ragiona proprio in questa direzione e ha ricevuto finanziamenti importanti dal governo francese, perché ovviamente in Italia non si può nemmeno testare nucleare, quindi è un po' paradossale che magari da italiani abbiamo delle idee e poi non le utilizziamo. Ci arriveremo, non lo so, però secondo me per risolvere a livello globale il problema energetico e delle emissioni di CO2 oggi l'unica tecnologia in cui possiamo sperare è quella, perché tappezzando di pannelli solari e di eolico non ce la faremo. Oltretutto il pannello solare richiede, per essere prodotto, un dispendio energetico altissimo, e quindi la famosa embodied energy, no? Quindi poi per riuscire a produrre effettivamente energia pulita bisogna anche considerare tutto un periodo in cui si genera energia, ma di fatto sta semplicemente offsettando tutta quella che è stata necessaria per produrlo, quindi non è una tecnologia realmente così sostenibile. Però io devo dire che sul nucleare di nuova generazione ci credo molto, e se una di queste startup arriva allo sviluppo della tecnologia, lì effettivamente cambia il mondo. Mm-hmm. Anche perché dopo non hai più il problema di dover risparmiare energia, no? Che oggi è un po' il nostro tetto di vetro. A quel punto tu puoi anche consumare e fare evolvere, no? Alcune tecnologie molto energionnivore e farle evolvere, no? Mentre oggi magari il tema energetico comunque sai che hai sempre un tetto di vetro, no? Soprattutto in Italia. Chiaro. Rispondo ancora en passant a una domanda che essenzialmente era: la smartizzazione estrema dei trasporti e architettura non rischia di estendere in modo incontrollato e quindi pericoloso la superficie utile ai cyberattacchi? Mio modesto parere, assolutamente sì, sarà una maledizione, però ne verremo fuori come siamo venuti fuori da molte altre situazioni. E l'ultima domanda invece vorrei farla a Carlo. Allora, quando è che ci portate in giro volando per Roma, alla fine? Presto, direi che è una questione di mesi, non più di anni.
Stiamo lavorando in Roma, la città di Roma nel 2025 ospiterà un evento che è importante per la città e per il mondo religioso cattolico, no? Che è il Giubileo, che ogni 25 anni attrae a Roma milioni di turisti e pellegrini un po' da tutto il mondo. Ecco, noi stiamo lavorando per far sì che la città di Roma, in occasione di un evento così importante che sta per avviarsi, possa essere una delle prime, se non la prima città al mondo in cui sarà disponibile un servizio commerciale, quindi aperto a tutti, di mobilità aerea avanzata, di taxi aereo. Ovviamente sarà su piccola scala, ovviamente, quindi si parte sempre in piccolo, in un contesto controllato, ma stiamo pensando ad una connessione aeroporto di Roma Fiumicino con centro città a bordo appunto di un eVTOL, di un veicolo elettrico a decollo verticale. Quindi non c'è ancora una data precisa, però parliamo senz'altro di 2025. Questo è l'obiettivo. Se ci riusciamo, Roma potrebbe essere la prima città al mondo, o quantomeno al mondo esclusa la Cina, perché la Cina qualche città cinese potrebbe arrivare prima, ma Europa, Stati Uniti, sud-est asiatico, il resto del mondo, ecco, Roma potrebbe essere la prima città in questo contesto qui ad avere un servizio aperto a tutti di taxi aereo. E quindi fra circa 12 anni, quello che dicevo, esatto. Io la risposta alla prima domanda è il tempo di testare questa cosa, una decina d'anni, e quello che chiedeva il tuo collega potrebbe avvenire, quindi nelle città avere questo tipo di mobilità. Chiaro. Allora, io intanto vi ringrazio, Carlo, Giovanni e Fabrizio. Fabrizio soprattutto per esserti prestato all'ultimo a questa iniziativa. E vi invito a fare un caloroso applauso ai panelisti. Grazie per l'attenzione.